Parliamo di assistenza infermieristica. Allora, l'assistenza infermieristica è quello che l'infermiere offre ed è di tipo tecnico, relazionale e organizzativo. È regolata dal codice deontologico e dal profilo professionale. L'assistenza infermieristica può essere decodificata in due concetti principali, che sono il caring e il curing. Allora, il caring comprende attività quali prestare attenzione, dedicare tempo, comprendere, proteggere e soddisfare i bisogni della persona. Quindi il caring è strettamente legato alla relazione. Che tipi di relazione possono esistere allora con il paziente? Beh, amicale, quindi di confronto, intimità, affettiva, gratuita, ma soprattutto professionale, basata sul dare e sul ricevere. La relazione può essere anche sociale, quindi improvvisata, focus situazionale, richiede abilità di skills, di spontaneità, ma può essere anche una relazione terapeutica, pianificata, con obiettivi, fra cui per esempio può essere l'empowerment, deve avere un focus comunicazionale, deve essere supportiva, magari basata sul negoziamento, deve avere degli obiettivi e bisogna possedere, come infermieri, l'abilità di cogliere cosa il paziente desidera, vuole comunicare. Quindi relazione infermiere-paziente. Per avere una relazione efficace bisogna comprendere i meccanismi percettivi che regolano la comprensione del messaggio. Secondo P. Grice, la conversazione è una cooperazione tra due parti. Quindi esistono dei diritti comunicazionali che sono i presupposti per l'assertività, ovvero quello che basilarmente deve essere già presente durante una conversazione. I diritti dialogici invece sono uguaglianza oppure anche ineguaglianza nel rapporto comunicativo. Vediamo ora il quinto e il sesto assioma. Li riprenderemo tutti, ma questi si riferiscono specificatamente alla relazione. Secondo il quinto assioma, la realtà esterna è filtrata dalla mappa interna e continua con il sesto assioma, che dice che la comunicazione è influenzata dal contesto in cui essa avviene. Ma cosa si intende per contesto? Allora, dunque, il contesto è fisico oppure ambientale, ma anche di identità e ruoli. Comprende la storia, la cultura, la consapevolezza, i blocchi interpersonali, i blocchi interni, il mondo simbolico e anche il mondo emotivo. Quali sono gli obiettivi della relazione terapeutica? Beh, innanzitutto costruire e mantenere una relazione con il paziente, a cui segue informarlo sulle situazioni, sulle necessità, magari sugli interventi, il che richiede un dosaggio di informazioni. È importante quindi definire insieme un obiettivo, facilitare le decisioni del paziente, ma anche motivarlo e fornire accettazione. Quali sono gli atteggiamenti professionali secondo C. Rogers? Beh, autenticità, congruenza, considerazione positiva incondizionata. Molto complesso questo, ma anche comprensione empatica e atteggiamenti facilitanti e non ostacolanti. Quali sono gli atteggiamenti facilitanti? Beh, l'osservazione, avere chiari i propri obiettivi, comunicare con fatti certi, ma anche ritmare il contenuto, quindi fare attenzione al fluire delle informazioni, leggere e adattarsi al contesto, ovvero alla persona con cui si sta parlando, ma anche suddividere infine la conversazione in fasi. Quali sono invece gli atteggiamenti ostacolanti? Beh, individuiamo l'assolutizzare la percezione, comportarsi in maniera non empatica, fermarsi alla prima impressione, etichettare, razionalizzare troppo, parlare per luoghi comuni, rispondere scorrettamente. Quali sono le soluzioni? Quali sono le soluzioni per migliorare la relazione? Beh, innanzitutto osservare il paziente e quindi decodificare convinzioni e aspettative. Imparare a rapportarsi ad altrui valori e criteri e quindi rinunciare alle nostre idee precostituite. Infine, raggiungere autoconsapevolezza. Cosa provoca l'ascolto? Ora, il paziente sente rafforzare la propria fiducia, cala l'ansia, ci sono chiarificazioni, sempre che ci fossero problemi di base di partenza, e infine c'è il rafforzamento conseguente delle precedenti della relazione. L'ascolto è parte
particolarmente utile, efficace, deve essere il primo mezzo di utilizzo per i pazienti che si isolano o con bassa aderenza alla terapia, con un illness a forte impatto, quindi magari pazienti in continua sofferenza, con un dolore costante, ma anche pazienti spiazzati, disorientati nel tempo e nello spazio. L'ascolto non è il modello che viene normalmente posto dai mass media. Perché si ascolta? Cos'è che si ascolta? Si ascolta il contenuto. Ma non solo, si ascolta anche il vissuto della persona, quindi si interpreta, ma l'atteggiamento soprattutto, la rappresentazione di sé, la richiesta, la necessità che sia esplicita o implicita, l'obiettivo implicito quindi, e infine come io, operatore, sono vissuto dal paziente durante la relazione. Quindi bisogna essere un po' dei Sherlock Holmes. Quali sono i mezzi dell'ascolto? Beh, la valutazione, quindi criticare e giudicare, non negativamente, quindi criticare, giudicare obiettivamente, interpretare, analizzare, spiegare, sostenere, rassicurare, confortare, indagare, ecco che viene fuori Sherlock Holmes, e infine fornire soluzioni. L'ascolto ha delle regole, e queste le ha date Gordon, esistono quindi cinque tipi di ascolto. Il primo è l'ascolto silenzioso. Lui parla, io ascolto. O in questo caso io parlo, voi ascoltate, spero, se non sono troppo noioso. Secondo, ascolto con segnali di accoglimento, quindi. Terzo, chiedere un approfondimento. Scusa, mi puoi spiegare meglio quella parte riguardante le regole dell'ascolto? Certo. Quinto, infine, ascolto attivo. Ma quindi lei mi sta dicendo che esistono ben cinque tipi di ascolto secondo Gordon? Eh sì, sto dicendo proprio questo. Il paziente vulnerabile porrà nella relazione un muro per disinteresse, insensibilità, freddezza, inumanità, eccetera. Qual è il ponte per comunicare con il paziente vulnerabile? Beh, essere aperti e percettivi, preoccuparsi e dimostrare che ci si sta preoccupando, essere presente nella situazione, ovviamente, ma anche avere il coraggio di essere coinvolti.